Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso mercoledì 20 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da un CEO Summit intitolato Mobilità Sostenibile e Community Engagement, per una maggiore attenzione a territorio e collettività, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards ha dedicato particolare attenzione al mondo della mobilità e del public affairs, premiando le eccellenze del settore. Professionista dell'anno, comunicazione strategica. Il premio va ad Auro Palomba, Community Group. Per essere un professionista stimato, autentico punto di riferimento nella comunicazione strategica per i principali gruppi industriali italiani e internazionali. Per la capacità di anticipare le nuove sfide del settore attraverso l'introduzione di servizi di reputation management con la recente creazione di Reputation Science. Grazie. Complimenti. Siamo in compagnia di Auro Palomba, presidente e fondatore di Community Group e Reputation Science. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Lei si è aggiudicato l'ambito riconoscimento delle Fonti Public Affairs Awards come professionista dell'anno nella comunicazione strategica. Come commenta questo riconoscimento? Beh, innanzitutto voglio ringraziare tutti i miei colleghi di Community e di Reputation Science, perché ovviamente in questo caso il premio lo prendo io, ma è sempre il lavoro di squadra che fa la differenza. Poi mi piace moltissimo il significato di strategica, perché fin dall'inizio di Community, adesso noi fra poco compiamo 20 anni, abbiamo tentato di introdurre nel mondo della comunicazione italiana il livello strategico, mutuando un pochino quello che fanno le grandi case tipo McKinsey o tipo i grandi banchieri, cioè diventare per i clienti qualcosa di più solamente di comunicatori, ma dei veri e propri advisor. Quest'anno per noi è stato un anno molto interessante e anche di grande soddisfazione. Abbiamo fatto le due, quella mancata e quella che speriamo riesca, fusione di FCA. Stiamo seguendo tutto il gruppo Delfin, sia nelle operazioni francesi sia nell'operazione su Mediobanca, e abbiamo fatto tantissime altre operazioni. Quindi è stato un anno, devo dire, di grande soddisfazione. Ecco, dal 2018 lei è presidente di Reputation Science, nata dall'unione di Community Group e Reputation Manager, per gestire in modo scientifico e integrato la reputazione di aziende, manager e istituzioni. Come si articola nel dettaglio l'attività di Reputation Management? Ognuno di noi, quando incontra qualcuno, prima di incontrarlo o se lo incontra casualmente dopo, cosa fa? Va su Google e vede con chi ha parlato. Se la tua immagine su Google non corrisponde alla realtà o non corrisponde a quella che tu vorresti che sia, hai un problema. E questo problema, devo dire, in questo momento ce l'hanno tantissimi manager e tantissime aziende che nel passato non si sono occupati di quella che adesso si chiama ingegneria reputazionale. Quindi noi abbiamo incrociato reputation manager tante volte sui clienti e abbiamo capito che potevamo offrire un prodotto congiunto. Quindi reputation manager, che sono ingegneri e analisti, fanno l'assessment sulle persone e sulle aziende per capire com'è la tua immagine che viene fuori da una ricerca su Google, se è coerente con quello che tu pensi di essere o con quello che tu vorresti essere. E invece noi uniamo, una volta che hai avuto l'assessment, uniamo la parte di consulenza strategica di comunicazione per far sì che ci sia matching fra quello che c'è su Google e quello che in realtà tu sei. E come loro fanno la radiografia e noi facciamo la cura, quindi insieme possiamo offrire un prodotto congiunto sia offline sia online di ingegneria reputazionale. Quali sono secondo lei le prossime sfide nel mondo della comunicazione e in che modo Community le sta affrontando? Noi abbiamo sempre cercato di non sederci sugli allori e di guardare avanti, quindi noi sono 10 anni che abbiamo una società che fa ricerche di mercato, ricerche volte a poi capire quali sono le strategie di comunicazione. Sono tantissimi anni che ci occupiamo del digitale, abbiamo fatto Reputation Science per gestire la reputazione online di manager e imprese. Quest'anno abbiamo fatto un altro accordo con una società che si chiama Nativa,
che è il franchisee italiano delle Benefit Corp, per occuparci di sostenibilità. Insieme a loro abbiamo fondato un Competence Center per insegnare alle aziende a comunicare la sostenibilità. Questo è l'ultimo passo. Io penso che, poi la sua domanda è più rivolta al futuro, io penso che il futuro della comunicazione sia l'inclusione. Bisognerà essere capaci via via di fare strategie di comunicazione che siano in grado di includere più persone possibile, considerando che oramai i media si stanno molto spostando, quindi bisognerà essere in grado di utilizzare anche tutti i nuovi media, ovviamente segmentati rispetto alla necessità del cliente, per includere più persone, più pubblici possibile.